Dopo l'apertura ufficiale con una messa del Pontefice a San Pietro domenica scorsa 10 ottobre, è cominciato nelle diocesi di tutto il mondo un percorso sinodale fortemente voluto da Papa Francesco che durerà fino al 2023. Nella diocesi Lucera-Troia il sinodo si è aperto sabato con la celebrazione in cattedrale a Lucera presieduta dal vescovo Monsignor Giuseppe Giuliano. Venerdì 15 ottobre si è dato avvio ai lavori del percorso sinodale in diocesi, il primo appuntamento presso il centro di comunità Giovanni Paolo II di Lucera ha visto la relazione sul sinodo a cui siamo chiamati, al mattino per il clero diocesano, nel pomeriggio per i consigli e gli operatori parrocchiali. In occasione dell'apertura del sinodo in cattedrale, Monsignor Giuliano ha dichiarato: «Il figlio dell'uomo non è venuto per farsi servire, ma per servire, fino a dare la sua vita per la salvezza degli uomini e delle donne della terra. Si apre anche per noi il tempo del sinodo per tutta la Chiesa. L'orizzonte di fede e di speranza per questo tempo è dato dalla parola di Dio. Si tratta del servizio come stile dell'agire divino verso l'umanità e come dimensione fondamentale della vita della Chiesa e di ogni cristiano. Il cammino sinodale ci accompagnerà per scoprire il senso di essere Chiesa e l'arte della cura per gli innumerevoli feriti dei nostri giorni, operare per una Chiesa in dialogo, una Chiesa che assume con convinta decisione lo stile di Dio fatto di vigilanza, di compassione e tenerezza. E per tornare alle parole del Papa, sia questo sinodo un tempo accompagnato dallo Spirito Santo. Il sinodo è camminare insieme, ha concluso Monsignor Giuliano. Presidente Emiliano che saluto, lei non ci crederà, ma oggi la competizione di ICE, delle migliori start-up a Gitex, sulle 16 start-up che si sono presentate oggi, questa SPA ha vinto e è arrivato al primo posto, quindi congratulazioni ancora, congratulations. Presidente, è un onore riceverla qui a Gitex, insieme all'assessore degli innovi, per me è un piacere rivederla dopo qualche anno in un'altra sede, il suo arrivo in questo momento ha coronato il successo di questa iniziativa che vede molte start-up italiane presentarsi con grande interesse da parte del pubblico e molte di queste sono della sua regione. Abbiamo una grande agenzia di investimenti in house della regione Puglia che vi aspetta, perché noi cerchiamo partner con molti soldi e con molte idee. Stiamo costruendo una strategia nuova di specializzazione. Esiste un bando per le start-up pugliesi che si chiama Tecnonidi, che finanzia fino all'80% a fondo perduto. E stiamo costruendo una misura legata all'accelerazione d'impresa in cui proveremo a fare lo scale-up nel mercato. Si è conclusa oggi la prima giornata dedicata alle start-up italiane qui a Dubai, qui al Gitex Future Stars. L'arrivo del presidente Emiliano è coinciso con la premiazione della vincitrice di questo pomeriggio. Il caso ha avuto che fosse una startup pugliese, a dimostrazione della creatività, del talento delle imprese pugliesi che in questa settimana si presenteranno e dimostreranno il grande talento, la grande creatività in settori di grande eccellenza e di grande specificità. Dubai e gli Emirati sono un paese molto spinto sull'innovazione. Così come la Puglia, questa regione, e guarda caso oggi nella prima giornata di pitch competition, cioè di presentazione a potenziali investitori emiratini, business angels, fondi di venture capital, vince un'azienda pugliese. Quindi complimenti alla Puglia, assolutamente sintonica con quello che noi adesso, anche come ICE, promuoviamo dell'Italia. Non solo il cibo, non solo la moda, non solo i beni di consumo, ma anche tanta tecnologia e tanta capacità di innovare. Progettiamo le stampanti 3D più precise al mondo. Siamo qui al Gitex oggi nel padiglione dell'ICE all'interno dello stand della Regione Puglia. Questo ci fa molto piacere, abbiamo vinto il premio Startup e questo credo che sia un grande orgoglio per tutti noi pugliesi, per far capire che in Puglia si può fare anche tecnologia di alto livello.
Domenica 17 ottobre in Puglia si sono registrati 66 nuovi casi di coronavirus su 16.031 test effettuati, una persona deceduta. In provincia di Bari 18 sono i nuovi casi registrati, in provincia di Foggia 13, in provincia di Bat 5, in provincia di Lecce 20, in provincia di Brindisi 1, in provincia di Taranto 6. A Lucera resta 10 il numero delle persone contagiate attualmente dal coronavirus. 2.159 sono le persone attualmente positive al Covid-19 in tutta la Puglia, 134 sono le persone ricoverate in area non critica e 18 persone sono in terapia intensiva. Siamo con il dottor Lembo, presidente dell'associazione Unitre di Lucera. Questa sera si presenta il nuovo anno accademico. Ecco, come sarà, quali saranno le novità e come seguirlo? E a chi è rivolto ovviamente? Questa è l'apertura dell'anno accademico 2021-22 dell'Università della Terza Età. Sono due anni che praticamente non si fanno lezioni a causa di quella che è stata la pandemia, che ha determinato una chiusura di tutte le scuole, comprese anche la nostra. Magari sono state fatte delle attività a distanza, noi non siamo riusciti a farla. Adesso ci vogliamo riappropriare di questa libertà e abbiamo scelto questa sede, che è l'auditorium della Croce Blu, per iniziare le nostre attività. La scuola fa dei corsi che vengono tenuti ogni settimana, tre volte a settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle 18 alle 20. Abbiamo un parterre di docenti abbastanza vasto, si va dalla religione alla medicina, dalla biologia alla nutrizione, dallo sport al ballo, alla musica, e quindi abbiamo tante attività. Teniamo adesso come numero di soci un buon numero, ma invitiamo tante altre persone a venire qui da noi e condividere con noi le nostre attività. L'Università della Terza Età è un'associazione di volontariato, tutti siamo volontari, sia i soci docenti sia i soci alunni. Presidente, abbiamo detto un po' quelle che sono le iniziative, quando si parte e ovviamente anche a chi è rivolto e come contattarvi per seguire queste lezioni. Possono partecipare tutte le persone, uomini e donne, di qualsiasi età, anche se magari quelli della terza età sono quelli che maggiormente frequentano, perché hanno forse un pochino di tempo in più. Qui si viene per ascoltare notizie, per migliorare il proprio sapere, per conoscere. La conoscenza ci migliora nelle attività quotidiane. La quota annuale è di 60 euro, è una quota minima che credo tutti possano affrontare. Oltre le lezioni, poi facciamo dei corsi, facciamo delle attività ludiche, facciamo anche delle conferenze, ne teniamo una il 20 di novembre, che è un sabato, che si parla sulle bellezze della nostra città, in modo particolare sulla cattedrale, mentre il 10 di dicembre abbiamo una conferenza su Dante, visto che ricorrono i 700 anni della morte del sommo poeta. Un professore di Foggia ci farà una conferenza sul poeta. Tutti i soci al presidente Giuseppe Ferosi, con immensa gratitudine per la passione e l'impegno profuso durante la presidenza dell'Unitre di Lucera, il consiglio direttivo, i docenti e gli alunni, con tanto
una cosa semplicissima, però qui dentro ci sta tutto l'affetto vostro e del consiglio direttivo nei confronti di questa persona. Bravo, bravo. Perché io non è che... Per la gioia dei tifosi ritornati allo stadio comunale, lo Sport Lucera ha vinto la gara contro l'ultima della classe, Sporting Apricena, stabile in ultima posizione insieme al Fesca Bari dall'inizio del campionato a 0 punti. 2-0 per i biancocelesti, il risultato finale della partita valida per la sesta giornata. Per quanto riguarda la classifica, in testa si trova la Nuova Spinazzola a 16 punti, a seguire Arboris Belli 14, Polimnia Calcio a 13 e poi Foggia Incedit e Lucera Calcio a 12 punti. Segue il Betrito Norba a 11, Atletico Acquaviva e Donuva Calcio a 10, Virtus San Ferdinando 9, Rinascita Rutilianese 6, Football Acquaviva e Football Club Capurso a 4 e Sporting Apricena Fesca Bari a 0 punti come fanalini di coda.